ridono e sorridono sempre, però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro. Io sono uno che non dice chi è la sua donna, questo è vero. Che prima implora un po' d'amore e poi non appena l'ha avuto lo va a raccontare. Io sono uno che non nasconde le sue idee, questo è vero. Vogliono andare d'accordo con tutti e che cambiano ogni volta bandiera per tirare a campare. Dopo questa canzone di Tenco molte cose sono già chiare. Fortunatamente quindi possiamo fare a meno delle tradizionali presentazioni e lasciare che i discorsi nascano e si maturino da soli. Questi incontri con i cantanti hanno uno scopo evidente a nostro parere. Servono cioè a verificare la validità di un autore e di un repertorio. Questa verifica noi la faremo con il pubblico vero, presente in studio, e con voi che seguendoci sceglierete e giudicherete. Luigi Tenco è un cantante che ha un suo posto preciso, caratteristico nella musica leggera italiana. Rappresenta un certo gusto, un certo ambiente, che noi siamo qui per proporre e, semmai, per discutere insieme. A questo punto, quindi, vi proponiamo una biografia di Tenco, non fatta di date, ma di canzoni. La prima. Quando il mio amore tornerà da me, nel cielo una stella brillerà, s'è spenta da quando il mio sogno è svanito, da quando il mio amore fuggì da me. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Il suo ultimo successo. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Giorno dopo l'altro e tutto è come prima, un passo dopo l'altro, la stessa vita. Finito. Tenco, che succede? Non canta più? No, no, sì, canto dopo, però adesso dovrei parlare e... Adesso, vabbè, però a parlare non sono tanto capace, quindi ho invitato qui un mio amico che invece
è un parlatore eccezionale, quindi... Gianni Buoncompagni. Gianni Buoncompagni. Eccoli qua, salve. Un'entrata così mi fate fare? Io me ne vado subito, ciao. Cioè, perché? Cosa no, non ho capito. No, fai perché un'entrata così, fiacca. Milano, ragazzi. Ah, vabbè, la rifacciamo, questa la tagliamo. Rifacciamo, tagliamo. Beh. Allora, la rifaccio. Gianni, buon compagni. Ecco. Gianni. Ecco. Questa giraffa, c'è un microfono normale di quelli di prima della guerra? Ah, eccolo qua. Perfetto, domando una cosa a Milano. Anche a Milano è tutto sotto controllo? Sì! Ragazzi, Tenco, come va? Vuoi dire qualche cosa? Ti dicevo, Tenco, dico, da quanto tempo che noi ci siamo sempre visti in televisione? Finalmente una volta alla radio, dico. Oh, no, sempre sta televisione con queste telecamere, le cosine rosse, finalmente così, soli, alla radio, nessuno ci vede, dico bene? Sto giubbato quando l'ha pagato? Me l'hanno regalato. Vuoi dire qualche cosa? Sì, vorrei dire che... Allora, dicevo ragazzi che noi qua dobbiamo dire questo. Vi sono piaciute le canzoni di Tenco? No, bravo Tenco? No, a me no. Ragazzi, solo quelli che dicono. No. Momento, non è vero, questo è tutto. Cioè, non è vero niente, non è vero niente. No. A te nemmeno. No, a me Tenco piace, è lui che non mi piace. Hai capito, questo gliel'hai detto tu di dirla prima. No, gliel'ha detto lui le prove, ragazzi. Perché Tenco sembra così, ma poi in fondo in fondo. Vabbè, comunque facciamo così. Chi è tenchiano e chi non è tenchiano? Vediamo, forza, dividiamoci. Non tenchiano, forza, no. Sinistra i cattivi, tenchiamo. I cattivi a sinistra, i buoni a destra. Tu in mezzo, forza, velocissimi ragazzi. Forza. Quanti sono? Aspetta, voglio contare. Chi è di più? C'è sta ragazza che vuole sempre farsi vedere. Facciamola vedere, per bene. Fagli il primo piano lungo, vai. Fai il primo piano, eccola. Fai il primo piano là, così si vede. Si contenta? Oh, sempre il primo piano. Allora, chi è di più? Tutto a posto? Quanti siamo di più? Siamo, ecco, no, sono più i tenchiani, accidenti. Non si può dire accidenti. Allora vieni qua. Oh. E tu cos'è? Io sono Bruno. Bruno. Questo è Bruno. Aramis. Bruno in che senso, scusa? Nell'orchestra di Lucio Dalla, gli Idoli. Ah, questo è fai parte del complesso di Lucio Dalla, Bruno. Ora dico ragazzi, no, guarda, voi siete testimoni qua. Un ragazzo di un complesso di Lucio Dalla si può vestire così, fai vedere, forse non vedono. Non so, dico. Posso darti un consiglio? Uno deve essere più coreografico, non così da impiegato. Dico, scusa, io posso in te mi fare crescere una bella... Fatti vedere alla... Una bella barbettina, così, no? Per esempio. Due bei baffetti, capelli un po' più, così, più lunghi. Un bel maglione rosso e blu, con strisce rosso e blu. Un cinturone con buconi e pantaloni a strisce. Allora, così, veramente, saresti una persona per bene. Ma dico... No, bello. È giusto, una bella battuta, no? Invece sono un impiegato. Senti, Dalla dov'è? È lì. Dove? Dai. Vuoi cantare qualche cosa forse? Sì. Più sì. Congeniale. Io vedi. Ecco, che canti? Quando ero un soldato. Con il microfono? Sì. Complesso di colpa. Complesso di colpa. Complesso di colpa. Il collo di Gradite. Il collo di Gradite. Il collo di Gradite. Complesso di colpa. Il collo di Gradite. Complesso di colpa. Il collo di Gradite. Pensare che allora, quando ero via, soffrivo un poco di nostalgia. Quando ero un soldato, beato me, la guerra non c'era, adesso c'è. L'han dichiarata, tutti d'accordo contro di me. Quando ero un soldato, vivevo tranquillo, ora sono tanti a bombardare la vita mia. Bravo Dalla. Dalla ha cantato Quando ero soldato, vero? Si chiama così? Finalmente un certo livello, no? Sì, no, questo che qui lui ha una certa grinta, insomma, per ha la grinta. Poi anche mi pregi il microfono, perché dobbiamo spiegare questo vestito, perché non l'abbiamo sottovalutato. Questo vestito, vedete, è un completino olandese, diceva appunto. E gli olandesi per la moda bisogna lasciarli fare proprio molto, perché hanno inventato molto. Questo modellino qua. Allora, è uno smoking questo, vedi? Uno smoking celestino, simpatico, discreto, da sera, perché si porta da sera, si porta con
È un pantaloncino di velluto, che colore è questo qua? Beige. Lo scarpettino insomma, così discreto e soprattutto, sì, soprattutto questo maglioncino che voi non potete apprezzare purtroppo. Com'è questo maglioncino? Un capolavoro, poi tutti insieme. Questo maglioncino che è blu e rosso, eh? Ora purtroppo qui a Milano non c'è la televisione a colori e non lo potete apprezzare. Noi a Roma per esempio abbiamo già la televisione a colori. Sì, anche a noi a Bologna, io, sì, i miei amici, tutti no, noi a Bologna. A Bologna no, se permette. A Bologna, tutti. A Bologna voi avete la televisione a colori, ma solo due colori per adesso avete. Di questi colori, appunto il bianco e il nero. A questo punto sì, mi sembra si possa fare un breve discorso su un certo modo di dire cantando delle cose. Oggi che Bob Dylan e John Baez sono arrivati al successo, nessuno ha più molto da obiettare su questo modo di cantare. Dylan e la Baez sono arrivati ai jukebox, vendono migliaia di dischi. È scoppiata insomma la moda della canzone che semplicisticamente viene definita impegnata. Parolieri che fino a pochi anni fa si preoccupavano di far rimare cuor con amor, oggi si stanno adeguando. Per Luigi Tenco però e per pochi altri che hanno scelto questo stile, non si tratta di adesione alla moda corrente. Loro hanno sempre cantato, o almeno hanno sempre cercato di cantare così. E se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo, noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare per poi dire troppo tardi che è stato un errore, noi risponderemo. No! La gente o la pensa in un modo o non vale niente, noi che non abbiamo finito ancora di contare quelli che il fanatismo ha fatto eliminare, noi risponderemo. Di un altro colore, noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare, noi risponderemo. E se ci diranno che è un destino della terra selezionare i migliori attraverso la guerra, noi che ormai sappiamo bene che i più forti sono sempre stati i primi a finir morti, noi risponderemo. Ornella Vanoni. Luigi Tenco, grazie, hai detto il mio nome, il mio cognome, penso che per te sia stato un grosso sforzo. Ecco, infatti guarda, è la prima cosa che dico in questa trasmissione. Questa trasmissione dove tu hai invitato solamente i tuoi amici, no? Esatto, infatti ti ho invitato amico. Perché io ti ritengo un amico, faccio male. No, fai bene, questo mi riempie di felicità. Faccio bene. Senti, amici da tanti anni, no? Amici da... dopo la guerra. Non credo, senti Luigi. Comunque dal mio primo disco, no? Ti ricordi che abbiamo preso di peso e tu hai dovuto suonare il sax. È una cosa della quale ti sono grato perché è l'unica volta che mi hanno fatto suonare il sax. Era io. Se qualcuno ti dirà, ti ricordi? Esatto. Un pezzo di giornale, tutto e tutto. Rifai? Sì, senza giornale. Qualcuno ti dirà che è lontana di me, dimenticherò che a me sola appare
tieni, non lo devi ascoltare, anche se qualcuno ti dirà che da te forse non tornerò. Non lo devi ascoltare, no. Se volessi, tu sai che però non vorrei ciò che esiste tra noi. Non dimenticherei, anche se qualcuno ti dirà che lontana di me, dimenticherò le dolcissime cose sospirate tra i baci. Tu non devi ascoltare, no. Bella canzone questa, vero? Una bella canzone romantica, che a me è piaciuta molto, insomma, spero sia piaciuta anche a voi. Anzi, viene da chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così, romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Me l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, così, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni, come io sono un individuo, come gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni cosa finiscono per fare? Finiscono per poi essere estrinsecate in una canzone, insomma. Canzoni che faccio, ad esempio, per farvi un esempio, sui cappelloni si è fatta una polemica che non finisce mai, chi è con i cappelloni, chi è contro i cappelloni, ma questi cappelloni, vive i cappelloni, ah, male, bene. Polemica che io trovo del tutto inutile, perché i cappelli non sono mai stati indice la personalità di un individuo. Uno può avere i capelli lunghi, corti, a metà, verdi, gialli, rossi. Questo cosa vuol dire? Meno così la penso io e penso che sia un modo giusto di pensarla. Per me, anzi, questa cosa, ho fatto una canzone su questa cosa, nella quale appunto sostengo che ognuno è libero di comportarsi come gli pare. Gianni, se mi dai la chitarra. Thank you.
se non vi piace, così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi, ognuno è libero di fare quello che gli va, ognuno è libero di fare quello che gli va. Siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco. Se anche uno andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Invece tra voi ce n'è più di uno che è vestito bene, pettinato bene, però per bene non è. E questo qualcuno si è messo in testa che la gente con le buone o con le cattive deve fare quel che vuole lui. Ma ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Libero, d'accordo, Capelloni, perfetto. Qui dico, abbiamo in studio, chi abbiamo in studio? I super Capelloni, dico, per antonomasia. Ecco, venite qua, eccoli qua. I Rocks, ecco, voi li avete già visti, i ragazzi invece che ascoltano, o i telespettatori, non li hanno ancora visti. Quindi dobbiamo fare una presentazione proprio speciale, e quindi mettete tutti in fila con lo zoom, la presentazione alla zoom. Il primo, Shell! E poi Johnny! E Bobby! E Mike! E questi sono i Rocks che voi conoscete. I Rocks, siete i Rocks. Diciamolo, siete i Rocks. Dunque, dicevamo prima anche, queste canzoni di... Sì, la telecamera 1. Dico, queste canzoni di protesta, cosa ne pensate voi? Ma per noi la protesta va benissimo, basta che alla fine della protesta una si propone qualche cosa. Giusto, infatti bisogna proporre qualche cosa. Voi avete visto che anche in Italia questa canzone di protesta sta prendendo piede, avete notato, no? Tenco, per esempio, Tenco è da 4 anni che scrive queste canzoni di protesta, se non che quando, cioè 4 anni fa era un po' prestino, adesso invece sono molto attuali, e sono molto belle, voi l'avete sentite. E la vostra canzone è anche di questo genere più o meno, no? È per questo che poi sono qua, perché fanno parte di un discorso particolare. Sì, beh, la speranza è la seguito un pochino, diciamo. Ecco, cioè si chiama È la pioggia che va, vero? È la pioggia che va. Ecco, andate intanto verso la batteria. Andate. È una canzone con un testo molto bello e io prego veramente gli ascoltatori di fare molta attenzione a questo testo. Sotto una montagna di paure, di ambizioni, c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni, troverete tanta luce e tanto amore. Il mondo mai sta cambiando e cambierà di più. Non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che va. Speranze dei ragazzi sono fumo, sono stanco.
vicino. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più. Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu, e la pioggia che va. Potrebbe continuare e arrivare chissà dove. E invece finisce qui, e finisce in maniera dolce, tranquilla, proprio per dimostrare che questo genere di musica ha diversi modi di espressione, diverse alternative. Vedrai.
che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, non sono finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Ti farà ripensare.